facile. Diceva Matteo. Eccoci, buonasera dall'Urbe Tevere. Comincia in questo momento Sette Bagni contro UFR. Siamo tutti insieme la palla, Vai da. Gira! Gira subito qua. Gira subito il pallone in maniera rischiosa, retropassaggio verso il portiere, impreciso, sarà calcio d'angolo. Pallone messo dentro, fa bloccare Cori. Apertura sulla sinistra, c'è l'uomo in mezzo, si riparte dal basso. Buona l'apertura, attenzione col mancino a cambiar fronte, intercettato il pallone. Apertura sulla destra, cerca di combinare lì in mezzo, intercetta solo per un momento il pallone. Sento le formazioni per la Sette Bagni in completino biancorosso, curatolo di Giulio, Francesco Bellezza, Sticca, Quaglia, Virgili, Daniele Natoli, Favorelli, Di Donna, Malvaso e Valerio Pedone a disposizione, Leonardo Bellezza, Simonetti, Tomassini, Filippo Natoli e Verzari. Cerca di spingere proprio la formazione in maglia biancorossa, va a parare Cori. Per la formazione dei ferrovieri, Cori tra i pali, Cesaretti, Abballe, Capasso, Antonini, Mattaroccia, De Angelis, Di Stefano, Pirino, Rotondo e Catino. In panchina Diego Catino, La Gruta, Ruggeri, Mollo e Mele. Riconquista il Sette Bagni, tocco che inganna il difensore, attenzione, siamo in area di rigore, importante tocco di Rotondo per Cori che allontana via il pallone, mette giù Capasso, si ricomincia dal basso con calma da Cesaretti. Eccolo il numero 3. De Angelis dal compagno di reparto. Cerca la verticalizzazione, ben posizionata la difesa della Sette Bagni. Ci pensa un po', movimento sulla destra, arriva adesso il pallone in avanti. Permesso il centrale della formazione dei ferrovieri. Attenzione ancora al Sette Bagni, bella palla dentro, tocca Rotondi in corner. Calcio d'angolo sul primo palo, pallone che rimbalza e viene bloccato, allontana l'UFR, cerca il contropiede, arrestato sul nascere.
con calma l'UFR fa circolare palla tra tutti i suoi difensori. Pressione su Cesaretti che deve ritornare dal basso, tocco così così ma riesce comunque a controllare Capasso. Pirino allarga sulla destra, pressione della Sette Bagni. Circolazione palla efficace perché c'è spazio sulla corsia di sinistra per l'UFR. Alza la testa Cesaretti, cerca la verticalizzazione. Riconquistano le maglie biancorosse a scacchi. Tocca di Giulio all'altro centrale difensivo, si prende qualche rischio se non sbaglio di Donna. Adesso palla in verticale, cerca la rincorsa quasi impossibile, Quaglia. Sarà rimessa dal fondo, dice il direttore di gara. Cesaretti riceve sulla sinistra, evita Natoli, ancora Cesaretti, sempre qui sotto, cambia corto da De Angelis, siamo sul centro-destra, bella palla in avanti, tocca solo il numero 3 della Sette Bagni Bellezza, attenzione, cerca spazio ma non lo trova, murato alle maglie biancorosse. Particolare ci mette una pezza di Donna. Ancora Sette Bagni, vediamo se tenta la verticalizzazione. Palla su. La rincorsa di Natoli. Al centro per Pedone che riesce a piazzarla. Porta avanti il Sette Bagni. Ci ha messo la firma Valerio Pedone. Allora all'ottavo minuto cambiano gli equilibri in campo, si porta avanti il Sette Bagni grazie al destro di Valerio Pedone. Tante maglie biancorosse in quell'azione, è riuscita poi la formazione di Capasso a concretizzare. Dunque 1-0 Sette Bagni UFR. Proprio le maglie biancorosse a girare adesso. Bellezza. Vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, ci prova, ma è oltre. Ad impostare dal basso l'UFR. Cerca un'apertura sulla sinistra, troppo profonda. Intercetta l'UFR con Antonini. Cercata la velocità del numero 96, Catino. Calcio di punizione biancorosso. Salta un paio, Quaglia. È lui a lanciare in avanti, esce Cori. Dai, Pasquale! Dai lì, oh,
fraseggio delle maglie rosso-blu, cercato in avanti Antonini. Riesce a contrastare la difesa biancorossa. Cesaretti con le mani. Se c'è fallo, infatti. Allora calcio di punizione biancorosso, ma va fatto correggere forse il punto della battuta. Forse necessitava del fischio del direttore di gara. Riceve Sticca, cerca l'apertura sulla sinistra, cenno d'intesa comunque con Quaglia, pallone che arriva dal numero 11, irraggiungibile. Rimessa Ferrovieri. Schiacciata tutta sotto il centrocampo la formazione del 7 Bagni. Apertura dei Cesaretti, riceve col mancino, palla al centro. Capasso. Poi c'è fallo su Mattaroccia. Non è d'accordo il centrocampista del 7 Bagni. Arrivato però il fischio del direttore di gara. 11:30, 7 Bagni 1, Ferrovieri 0. Calcio di punizione Ferrovieri, parte Capasso a metterla dentro, lunga per tutti, riesce comunque a spizzarla il 7 Bagni, forse la tiene in gioco, no. A battere Cesaretti con le mani, pallone che sbatte sul braccio del giocatore della i Ferrovieri. Dunque calcio di punizione nuovamente per il 7 Bagni. Siamo là sulla linea. Sì, bravo Dicco. Pallone dentro, intercettato dalla difesa rosso-blu, poi va a prendersela Capasso, smista dietro. Pirino da Mattaroccia, non controlla, prova ad arrivarci Catino. Ancora Mattaroccia in pressione. Riconquistano i Ferrovieri solo per un attimo. Attenzione allora al 7 Bagni con la serpentina tentata da Malvaso. Ancora Ferrovieri in questo momento. Palla in avanti, non arriva a balle. C'è invece l'anticipo di Donna, poi fallo poco dopo il centrocampo, andato a terra Malvaso. Tutta l'Unione Ferrovieri sotto la linea del pallone. Cross che arriva un po' lungo. C'era stato il movimento del compagno. Controlla l'uscita del pallone Cori, oltre la linea di fondo. Rimane in pressione l'11 di Mister Rocchi. Allora ha costretto Cori a far salire i suoi. Procede al rilancio profondo. Capasso, tocca dietro, si riprende dal basso dei centrali di difesa con Pirino, poi sul centro sinistra, manovra che si sposta proprio su questa fascia, circola il pallone, cercato Catino, impreciso il passaggio, di nuovo 7 Bagni.
poi isolato Di Stefano, lo solo a provare a dar fastidio alla manovra biancorossa. Riconquista l'Unione Ferrovieri sulla corsia di destra, ma in maniera temporanea. Attenzione all'azione rapida della Siete Bagni, scorrazza sulla corsia di sinistra all'esterno, pallone dentro. Fa buona guardia la difesa dei Ferrovieri, subito in profondità da Di Stefano. Forse c'è fallo, infatti arriva ora il fischio del direttore di gara. Maglie rosso-blu che dunque possono salire. Pallone in direzione di Antonini. Chiede scusa a De Angelis perché sicuramente poteva toccare meglio. Tocca solo Capasso. Triangola invece la Sette Bagni. Pallone in verticale. Prova ad arrivarci Quaglia. Traversone. Scordinato del numero 11. Tocca corto Cori. Va ad aprire sulla destra De Angelis. C'è una prateria. Incontro a palle, sponda del numero 14. Pirino a dare una mano sulla prima imprecisione di questa manovra. Poi arriva l'intervento del difensore del Sette Bagni che prova a allontanare il pallone. Cercano di metterla giù gli uomini dei Ferrovieri. Con Rotondo che riparte da Cori. 17 minuti sin qui. Schema tattico delle due formazioni sembra diverso, perché i Ferrovieri giocano dal basso, molto spesso dai centrali, da Capasso, mentre le maglie a scacchi sembrano prediligere più azioni rapide, verticalizzazioni per cercare la velocità dei suoi attaccanti. Si lotta su questo pallone. Per adesso ce l'ha la formazione dei Ferrovieri. Avanti da Di Stefano. Cade ma riesce a fare la sponda. Sale tutto il baricentro rosso-blu. Apertura di Antonini tentata per Cesaretti. Intercetta bene il giocatore del Sette Bagni. Poi fallo ai danni di Di Stefano. Allora può essere un calcio di punizione pericoloso per i Ferrovieri, per arrivare all'1-1. In barriera per Curatolo. Mattaroccia col destro, Antonini col mancino. Parte Mattaroccia! Miracolo di Curatolo! Nega l'1-1. Si prende l'applausi. Gli applausi di tutte e due le panchine. Battere Antonini con la mancina ad uscire, palla che rimbalza, rimane lì, cerca la girata di Stefano. Attenzione al Sette Bagni che cerca subito la verticalizzazione, non riesce ad agganciare Quaglia, palla che sfila, Rotondo si appoggia da Cori. Rotondo apre sulla destra, di nuovo dal numero 10. Riceve De Angelis, la porta.
un po' di pressione, scarica in orizzontale, lancino avanti verso Antonini, corre velocissimo il 22, riesce a bloccare Curatolo. Densità ferroviaria in quella zona, allora bisogna cercare il corridoio giusto. Riesce a trovare lo spiraglio. Palla lunga, ci prova all'esterno del Sette Bagni a riprendersela. Riesce solo ad ottenere rimessa laterale, era Valerio Pedone. L'uomo che sin qui la sta decidendo. Chiaro, siamo solo al 20esimo, manca tantissimo. Uno contro uno tentato, traffico in area di rigore, cercato spazio da dietro, doppia solata a deludere la pressione avversaria, tocco fuori, cerca di mettere giù Francesco Bellezza, prova a mettersi in proprio, raddoppiato, riconquista l'UFR solo per un attimo. Un ping pong in questo momento, quella zona di campo. Piegato in due Cesaretti, per questo l'arbitro aveva interrotto il gioco e allora adesso si può riprendere con la rimessa di Francesco Bellezza. Vediamo se prova lui il traversone. Sì, col destro sul primo palo per un soffio. Non ci arriva Malvaso, riesce a bloccare i cori. Mattaroccia. Conquistano le maglie a scacchi con Sticca. Sette Bagni ora sulla corsia di sinistra, cerca di accentrarsi, scarica da Malvaso, prova a rimetterla dentro. Super aggancio di Virgili, ma era in offside. Applausi comunque per la combinazione biancorossa. Già battuto il calcio di punizione in orizzontale, riceve De Angelis, la porta lui. Alza la testa, sceglie ancora il compagno di reparto. L'uno in avanti che sbatte sul piede del giocatore dei Ferrovieri. Ancora possesso rosso-blu con Di Stefano che tocca dietro. Cercata la verticalizzazione, ben messo Francesco Bellezza. Si riparte da Curatolo che apre sulla sinistra. Intercetta di testa Mattaroccia. Mette a terra il Sette Bagni. Prova l'accelerazione, c'è campo lì. Tocco a centrocampo che sembra in possesso biancorosso in questa azione. Alza la testa, tiro dalla distanza. Si allunga Cori e mette in calcio d'angolo. Super intervento di Cori. Permette ai suoi di rimanere in partita. C'è un intervento per parte degli estremi difensori. Pallone dentro di testa rotondo. Ancora Sette Bagni. Siamo in area di rigore in mezzo al traffico blu. C'è l'intervento di Mattaroccia che mette nuovamente il pallone in corner. Pallone dentro, spizza Di Stefano, esce dall'altro lato.
sta Sette Bagni che rimane in attacco. La giocata in solitaria, poteva invece appoggiare la Bellezza. Malvaso va giù, non ottiene la punizione ma la rimessa. Intervento falloso, era comunque uscito con il pallone in anticipo il difensore di Ferroviari. Riceve Capasso, apre sulla destra, rimane sempre lì davanti Pedone a dar fastidio al possesso Ferroviari. Ultimo tocco giudicato di Rotondo. Chiede scusa il direttore di gara, forse ha sbagliato, sì, infatti. La rimessa è per i Ferroviari, va a battere Rotondo per Capasso. Pallone che sbatte sul braccio sinistro del capitano dei Ferroviari. Calcio di punizione, Sette Bagni. Salgono tutti i biancorossi oltre la linea del pallone. Cercata la palla sulla sinistra, colpetto Rotondo. Mette fallo laterale, riesce comunque a evitare il corner. Cerca di tenerla in zona rischiosa l'UFR. Pallone che torna sulla destra dove mette giù Catino. Rotondo poi ad allontanare. A balle, mette giù. Allora Capasso a smistare sulla sinistra dove c'è Cesaretti. Controllo col mancino, pressato da Quaglia. Tutto il reparto offensivo della Sette Bagni attivo nella pressione. Cambia lato di Angelis, dall'altra parte Catino. Pirino, pressato numero 77 in maniera irregolare. De Angelis ci pensa un po', tutto coperto, tutto bloccato, si riparte da Cori. Ovviamente da De Angelis, puntuale la pressione della Sette Bagni con Natoli che entra in area di rigore. Ancora Natoli sul secondo palo, arriva il tap-in vincente di Valerio Pedone che firma la doppietta stasera, 2-0 Sette Bagni. Va a ringraziare l'assist. Pedone va a ringraziare Natoli. Doppio vantaggio Sette Bagni. Quasi al trentesimo si amplia il gap a livello di punteggio. Riceve Antonini, sovrapposizione di Cesaretti, inseguimento di Quaglia. Dare una mano anche in fase difensiva. Messa con le mani, una spizzata del Sette Bagni. Ancora fallo laterale per l'UFR. Antonini prova a mettere dentro questo cross basso, riesce a toccare Di Giulio. Sarà corner Ferroviari. Il
pallone sul primo palo di testa da allontanare. Vediamo se ne approfitta il Sette Bagni con questa ripartenza. Subito il lancio sulla sinistra dove corre Rotondo, che riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo. Pallone era per Pidone, uno contro uno, diciamo vince il 10 dei Ferrovieri. Minuti di grande intensità della Sette Bagni. Quaglia dal calcio d'angolo, morbido col destro, palla che rimbalza, forse c'era stato un tocco col braccio, infatti direttore di gara con la mimica indica proprio fallo di mano. Batte subito Cori, De Angelis, centrosinistra poi per Cesaretti largo. Viene incontro il capitano, pallone sporcato, ancora UFR di Stefano. A dare una mano la gestione di questo pallone, ancora il numero 33. Finta di Stefano, doppia in mezzo a due, scarica da Antonini, ha preso un colpo. Fallo a centrocampo su Di Stefano, che con 3-4 tocchi aveva mandato in bambola il centrocampo biancorosso. De Angelis sul pallone, troppo basso questo suggerimento in avanti, va a riprendersela a Capasso. Cesaretti in anticipo, non riesce però a servire nessuno. Ora butta palla in avanti, rimane in pressione la formazione in maglia blu. La rimessa è del Sette Bagni. Incontro sticca. Mattaroccia, Antonini cercano di combinare mezzo alle tante maglie biancorosse. Mattaroccia cercava un filtrante illuminante per Di Stefano. Intercettato il pallone, apertura subito sulla sinistra del Sette Bagni, che cerca una ripartenza velocissima, uno contro uno lì sulla sinistra di Pedone. Una spina nel fianco in questi 33 minuti del primo tempo. Traversone dentro, colpo di testa, Malvaso gira ma Cori blocca, centrale per il portiere. Manovra Ferrovieri, ma all'altezza del centrocampo, resiste alla carica Mattaroccia, deve scaricare il pallone, intercetta il Sette Bagni, intervento giudicato regolare nonostante si atterra il giocatore biancorosso. Allora Capasso sportivamente mette il pallone fuori. Si è rialzato Malvaso, si tocca le caviglie, sembra comunque poter proseguire l'attaccante biancorosso. Ora riparte la manovra dei Ferrovieri con Capasso, che prende un bel corridoio da Cesaretti, cercava di servire compagni avanzati, riconquista la Sette Bagni. Palla in avanti a scavalcare praticamente la filtrante fra i due centrali. Riesce in qualche modo Pirino a toccare dietro da Cori. Riparte l'azione dei Ferrovieri, stavolta sulla corsia di destra. Apertura sbagliata di Mattaroccia verso Catino.
45 minuti di questa prima frazione. 0 per il 7 Bagni, doppietta di Valerio Pedone. Percetta nei ferrovieri, contrasto forte, ancora rimessa le divise blu. Coinvolto De Angelis, più basso dei suoi. Cerca l'apertura sulla destra, pallone intercettato. Prova a sfrecciare lì sulla corsia. Ben posizionato Pirino, riconquista per i ferrovieri. Ecco Pirino, c'è libero a centrocampo Capasso, servito il capitano, sale Cesaretti, arriva adesso la marcatura sul numero 3 Di Stefano, avanti D'Antonini, col destro, bella palla, bella anzi l'idea, un po' troppo lunga per Catino. Triangola il 7 Bagni su questa corsia, poi col tacco Quaglia, troppo lizioso. Antonini ne fa fuori due, accelerazione numero 22 Di Stefano, prova a girarsi, voleva servire a Valle, arriva l'intervento Di Natoli. D'angolo Ferrovieri con il mancino Antonini, arriva una deviazione alta oltre la porta difesa da Curatolo. Rimangono sui ferrovieri con Di Stefano, allora rilancio di Curatolo un po' corto, cerca di allungare la traiettoria del pallone, spingono i ferrovieri, tocca Di Stefano, irraggiungibile per Valle. Rimessa profonda, cerca di controllare i ferrovieri, riescono a tenere il pallone in campo. Si lotta a centrocampo, troppe maglie blu, ora lunga in avanti dove c'è solo De Angelis che può controllare con calma. Cesaretti, De Angelis, quindi Pirino, Mattaroccia come al solito dal basso. Si fa vedere Capasso, scambiano i due centrocampisti e Capasso a lanciare. Prova a arrivarci Di Stefano, in anticipo il difensore biancorosso. Apertura sulla centrodestra, c'è Quaglia, prova a centrarsi il numero 11 della 7 Bagni. Imprecisa la triangolazione in questo momento, a Valle cerca di restituire il pallone a Mattaroccia. Apre sulla destra, troppo arretrato il pallone, attenzione alla 7 Bagni adesso con 4 uomini, pallone per Quaglia, corre velocissimo, vediamo se riesce a tenerla in campo, scivolata, pallone che esce ad un passo dalla bandierina, rimessa UFR. Capasso con l'apertura sulla destra, da Di Rotondo, Pirino da Capasso, sale Cesaretti, pallone per il numero 3, cerca il palleggio, controllato male. Eccolo Cesaretti che torna sul pallone, aggira l'avversario, pallone da Di Stefano, controllo del numero 33, raddoppiato, qui sta il possesso il 7 Bagni, combinazione sulla destra, Quaglia
fallisce lo stop. Arriva il 40esimo, finisce così il primo tempo, Settebagni 2, Ferrovieri 0. Grazie alla doppietta di Valerio Pedone. Che minuto di intervallo e poi torniamo live per la ripresa.
Eccoci, formazione già in campo, tornati anche gli arbitri, ovviamente adesso parti invertite. Del via al secondo tempo la formazione dei ferrovieri che adesso attacca da sinistra a destra. Rende anche un po' più intensa forse la pioggia. Prossimi minuti eventuali cambi per le formazioni di Capasso e Rocchi. Parte dal basso per i ferrovieri, corridoio per a palle, le maglie biancorosse, riesce a coprire l'uscita del pallone numero 14, Luisa Ferrovieri. Intervento irregolare di Pedone. Vicino a lui c'è Simonetti, maglia numero 17 per la 7 Bagnera. E questo è il primo ingresso che segnaliamo. Bella palla sulla sinistra per la corsa di Catino. Riesce a tenerla in gioco. Diventa però possesso biancorosso con il 7 Bagni che cerca la ripartenza con il pallone in verticale. Intercetta solo per un attimo De Angelis. Ancora 7 Bagni a spingere. Tocca Pirino in calcio d'angolo. Anche Ruggeri col 15 per l'UFR in campo. Parte il calcio d'angolo. Matta Roccia ad allontanare. Sette Bagni, vedo dietro Di Giulio, c'è sempre Capitan Favarelli. Centrocampo di Donna, pallone dentro! Va a bloccare Cori, a ripartire i suoi. Intercetta a centrocampo, in scivolata poi l'UFR con Pirino, intervento pulito, va a riconquistare il possesso. Taroccia da mollo, il numero 18 per l'UFR. Chetino apre sulla sinistra. Fa vedere Mattaroccia di prima col mancino. Combinazione ferrovieri. Si era allungato Ruggeri. Lune invece era in contro. Attenzione alla 7 Bagni. L'unica arriva in qualche modo sulla destra. Stop a seguire. Traversone. Pirino. Ferma tutto. Mattaroccia alzi un pallone però pericoloso. Prova a recuperare l'errore e ci riesce. Bravo. Il 23 dei ferrovieri. Riparte poi da Cori per la pressione di Pedone. Apertura sulla sinistra. Col braccio, pallone che rimbalza sul braccio del terzino sinistro dei ferrovieri Cesaretti. Ora calcio di punizione 7 Bagni. Pallone dentro, la chiama Cori, non la blocca nel primo momento, va a disturbarlo il giocatore del 7 Bagni. Attenzione alla ripartenza ferrovieri. Ben posizionato numero 26 di Donna, riconquista la formazione in maglia blu. Pallone per il numero 25 Mele, che era un passo oltre. Il 7 Bagni è entrato col 21 Filippo Natoli. Posizionato in questo momento a centrocampo. L'altro cambio poi è Simonetti, maglia numero 17, vertice alto.
Vedo io per Virgili, che tocca ancora dietro Di Giulio. In verticale, non tocca Cesaretti, arriva De Angelis, proprio dal numero 3, di spalle. Mattaroccia da Cesaretti, vince il contrasto, riparte direttamente dietro da Cori. Per una volta pressatissimo, prendono tanta energia in pressione gli attaccanti del Settebagni, come in questa occasione contro fra numeri 77, la meglio quello dei Ferrovieri. Cori si prende anche lui qualche rischio, riesce a smistare sulla sinistra, ora elusa la pressione biancorossa. Rotondo, ora capitano dei Ferrovieri, in avanti per Mele. Prova a riconquistare il pallone numero 25 dei Ferrovieri. Ancora Settebagni adesso sulla sinistra. Buono l'intervento del numero 18 Mollo, che va a riprendersi il possesso. Sono stati 6 minuti in questa ripresa, 2-0 il punteggio, e viene dal doppio vantaggio del primo tempo. Pallone in avanti per Mele, super intervento in scivolata, permette poi a Favarelli di servire Pedone, che tiene in gioco il pallone. L'ultimo a toccare è Pirino. Era già fuori. Anzi, arriva la segnalazione che il pallone era uscito in precedenza. Allora la rimessa è per i Ferrovieri. A cambiare fronte con De Angelis, che apre da Cesaretti, si avvicina a Mattaroccia, si riparte da De Angelis, tocco corto, riesce a trovare il pallone in avanti Cesaretti per Mele, che insegue il pallone, era oltre però. Però la linea difensiva biancorossa, già in un paio di occasioni almeno ha lasciato Mele in fuorigioco. Di Giulio per Daniele Natoli, apre sulla destra, cerca di metterla giù Virgili, riesce a aprire. Tiro cross sul secondo palo, arriva col mancino, ancora un controtraversone, arriva poi il colpo di testa di Pedone, la palla entra, alza il braccio il direttore di gara, dire fuori gioco. Arriva la segnalazione della guardialine, che decreta fuori gioco, rimane sul 2-0 il punteggio. Cerca di costruire adesso sulla sinistra l'UFR, arrestata la manovra blu. Ci riprova il Settebagni con questo traversone basso, preda di Cori. Aspetta, sistemiamoci! Oh! Va a sporcare la manovra posizione Simone, il tuo Natoli, pallone che torna Simone ancora da Cori. Mollo, rotondo, riparte dal basso di tacco a palle genialata, cercare Virgili, Favarelli, lui l'ultimo a toccare, pallone in direzione di Mele, cerca di riconquistare con un intervento irregolare. Calcio di punizione Settebagni, pallone in profondità, in anticipo il difensore dei Ferrovieri.
Attenzione perché ne approfitta poi il Sette Bagni con la corsa di Virgili che cerca di mettere il pallone dentro. Capisce tutto Pirino. Si gira a palle, non lo lascia Favarelli. Poi Mele a suggerire in avanti il pallone. Arriva comunque l'uscita. Figuratolo che poi riesce a bloccare il pallone. Favarelli, come al solito, sulla sinistra. Su Lupitone. In profondità per Simonetti. Riesce a tenerla in gioco. Uno contro uno con Pirino. Simonetti, le finte. Prova a rientrare. Pallone dentro. Una deviazione. Poi arriva il tocco di Filippo Natoli. L'ultimo a toccare. E Cori che riesce a fare un altro miracolo. Calcio d'angolo Sette Bagni, pallone dentro per un giocatore dei biancorossi. Arbitro, cambio, grazie. Fallo in attacco. Non è già battuto. Aspetta il direttore di gara che si rialzi il giocatore del Sette Bagni. Intanto è pronto un doppio cambio per l'UFR. Eccoli. Entrare Antonini col 22. Fuori a balle Cesaretti. Entrano appunto Antonini e La Grutta. Entrano col 5 e col 30 Leonardo Bellizza e Tomassini. Uscito sicuramente Francesco Bellizza. Mattaroccia per La Grutta. Palla per Mele, troppo lunga oltre la linea di fondo. Però forse fresche in campo per entrambe le formazioni quando sono passati 12 minuti e 30 del secondo tempo. Avanti ancora 2-0 la formazione biancorossa, che in questo momento è il pallone con Virgili che fa salire i suoi. Palla in avanti dove nelle Natoli. Riconquistano i ferrovieri. Rotondo sulla destra. Mattaroccia ancora a giocare di prima. Palloni velenosi. Il numero 23. Rotondo, mollo. Ancora dal capitano. Mattaroccia alza la testa. Ottimo il cambio di gioco sulla sinistra. Sterzata. Permette ai suoi di salire. Pirino. La porta il 77. Mattaroccia. Rotondo. Ancora Pirino. Riceve De Angelis. Abbassa La Grutta. Invece il pallone lungo sulla sinistra. Di testa. Puntuale l'intervento di Tomassini. Permette di bloccare accuratolo. Lancio della numero 1. Aggancio di Natoli. Pallone sulla destra. Cercare, se non sbaglio, Quaglia. Rimessa Ferrovieri. Arriva la pressione di Simonetti. Allora pallone in verticale, va a prendersela La Grutta. Dietro il retropassaggio velenoso, allontana in qualche modo De Angelis. Cerca di spingere il Sette Bagni.
giù a terra al limite dell'area di rigore, non c'è fallo. Intervento poi di Favarelli, visto sì è fallo, si prende il giallo il capitano del Settebagni. Intervento di prima era stato su Valerio Pedone, poi va a dire qualcosa, protestare insieme a Simonetti. Dunque ammonizione per Favarelli. Punizione ferroviaria, battuta corta. Simonetti a dar fastidio, in verticale ora sulla corsia di sinistra, bello il tocco, suggerimento per Catino, rimessa però è per le divise blu. Munizione per il giocatore del Settebagni. Numero 5 Leonardo Bellizza, se non sbaglio. Va a spiegarsi il direttore di gara. Rimessa ferroviaria, densissima l'area di rigore. Cerca di uscirne il capitano Favarelli, che la porta in posizione centrale. Corrono le maglie biancorosse, buono il filtrante sulla destra, Simonetti cerca la sterzata, fuori da Favarelli, controlla, sposta col mancino, murato il tiro del capitano biancorosso. Ancora Favarelli, cerca spazio dove spazio non c'è, prova a spingere ancora con Virgili che riconquista il pallone, vediamo se riesce a sterzare e mettere dentro, colpo di testa da allontanare, lascia scorrere Ruggeri, il pallone poi era per Mile, ah, commette il fallo, era forse anche involontaria. Posizione, ritorna sul pallone a battere questo calcio di punizione per i biancorossi, buono il pallone per Pidone, cercava la palla in, per la sovrapposizione di Favarelli, lungo. Allora corri dal basso a rimettere i moti suoi, bel corridoio di De Angelis per Catino, riconquista il Settebagni, sbaglia, riprende Tacuratolo. Fa vedere Virgili, pallone sulla sinistra dove c'è Favarelli, eccolo, maglia numero 23, ancora a portarla col mancino, cerca il suggerimento in avanti, non arriva a Rotondi, attenzione a Simonetti, ha messo il pallone dentro ma c'era stato con qualche secondo di anticipo il fischio del direttore di gara che dichiarava la posizione di fuorigioco. Cambio Settebagni, rientra Francesco Bellizza, esce Favarelli, se non sbaglio va proprio a ricoprire la stessa posizione, ovvero terzino sinistro. Pressione di Simonetti, si allontana allora De Angelis, Mattaroccia di prima, la grotta, cerca di suggerire per Catino, controlla l'uscita del pallone Tomassini. Ora Settebagni sulla corsia di destra, sterzata di De Angelis, bravo il centrale dei ferrovieri. Torniamo! Combina il Settebagni sulla corsia di destra, palleggio di Simonetti,
cerca il traversone murato dalle maglie blu. Anzi no, perché l'ultimo tocco è il suo, si riprende dalla rimessa dal fondo, già eseguita da Cori, tocco corto, gioca dal basso come al solito l'UFR. Mattaroccia apre sul centro sinistra, De Angelis alza la testa, palla buona per Catino, esce prima Curatolo, intercetta Mele, attenzione, qualche rischio. Francesco Billizza apre sulla sinistra dove c'è Filippo Natoli, sterzata del 21 per accentrarsi, lascia il pallone da Virgili, lui a cercare la palla per Pedone, larga ma prova a tenerla in campo il 77, uscito ancora il pallone. Mette giù Mattaroccia. Guarda uomo. Ci muoviamo, regà, dai. Oh. De Angelis. Veloce. Da Mattaroccia. Sai Antonio. Prova a aprire sulla sinistra. Lancio troppo basso. Intercetta la formazione biancorossa con Quaglia che va a suggerire per Pedone. Tiro di collo. Va a parare ancora Cori. Matteo gioca pure vicino, forse dai. Poteva angolare di più Pedone, ma l'ennesimo intervento di Cori va sottolineato. Calcio d'angolo, pallone messo dentro, rimbalza, cerca di allontanare una maglia blu, chiude l'azione il giocatore in maglia a scacchi, era Tomassini, prende male però riesce a concludere a rete. Cambio 7 Pagni, esce Daniele Natoli, rientra in campo Sticca, eccolo che corre la numero 6, va ad occupare una posizione a centrocampo, vertice basso con Virgili e Filippo Natoli, mezzale, Mattaroccia, suggerire in avanti, sponda di Mele, la gruta con l'esterno verso Catino, su di lui Tomassini, sarà rimessa dal fondo, bravo allora Tomassini a contenere. Tocca corto Curatolo. Si abbassa Sticca. Dove sta lui sulla destra. Riceve Natoli. Pallone ancora dal 21. Corta lunga. Mette giù la grutta. Prestato però il numero 20. Va da Catino. In mezzo al traffico biancorosso. In calma i ferrovieri, rotondo, cercava il pallone da mollo, intercettato, poi recupera Mattaroccia col posizionamento, bravo la grutta di prima ad aprire da Antonini, sale il 22, lascia da Catino, sovrapposizione di Antonini, si accentra Catino, prova a suggerire per Mele, super aggancio in difesa del numero 26 di Donna. Ancora Mattaroccia a riprendere il pallone. Pirino. Da mollo. Ancora Pirino pressato. Bravo a lasciare subito il pallone. Mollo dall'altra parte. D'Antonini mette giù col mancino. Si fa vedere la grutta. Lascia proprio dal 20. Finta di De Angelis. Ne salta uno. Lascia la grutta. Doppio dribbling di La Grutta, non riesce invece il terzo. Attenzione a Sticca che riesce a lanciare per il numero 11. Uno contro uno di Quaglia. Alza il pallone stavolta, battuto
Cori che è andata a terra e arriva la terza rete della Sette Bagni. La firma stavolta è di Guaglia con il pallonetto, con lo scavetto. A 3-0 Sette Bagni. Ragazzi, vi ricordate che dei quattro difensori ce ne stavano zero? Era a regolare il lancio perché Guaglia era un passo prima della linea di centrocampo. Allora a regolare il 3-0. Tu hai fatto bene a salire, però devi chiamarti chi sta dietro perché c'è il buco. Stanno coperto. 3-0 Sette Bagni al 25esimo. La porta a mollo. Bella apertura con l'esterno per Rotondo. Sale il numero 10. Traversone dentro. Di testa. Non riesce a girare a rete. Super chance subito dopo il 3-0. Ammortizza De Angelis. Mollo. Poi si prende qualche rischio. Ma sembrava sicuro Pirino. Mollo ancora in avanti. Ovviamente si disinteressa della pallone Ruggeri. Che era oltre. Era stato lui a colpire di testa sulla traversone di Rotondo. Non era riuscito però il numero 15 ad indirizzare verso i pali di Curatolo. Stecca, apertura sulla sinistra. Francesco Bellezza, pallone che arriva da Pedone. Ritorna in qualche modo Ruggeri. Ne approfitta poi Pedone, ma c'era fallo su Rotondo. Rialza il 10 dei Ferrovieri. Mattaroccia riceve il 23. Bello il lancio per Catino. Fuori dai pali Curatolo. Rientra adesso. Catino mette dentro. Curatolo a bloccare. In anticipo Rotondo. Addomestica il pallone. Diciamo a seguire. Eccolo Rotondo. Lascia da Ruggeri. Mattaroccia gira dall'altra parte. Un po' in difficoltà la Grutta, che allora lascia il pallone a terra. Non è giocatore biancorosso. Si tratta di Guaglia. Non è d'accordo la Grutta col fischio del direttore di gara. Antonio, il passaggio se lo dai un'altra volta così esce, lo devi dare all'interno una volta, cazzo, fanno delle cose che sembra che stavano uscendo già a zero, tutti i palloni così è. Tutti. Cura a terra Guaglia, ghiaccio per lui, è pronto ad entrare Malvasio. Eccolo qui sotto, maglia numero 69. Era pronto ad uscire Valerio Pedoni. Per del primo e del secondo gol di stasera. Bisogna vedere se riesce a rimanere in campo Guaglia o meno. Per adesso si accomoda fuori. Andrè! Aspetta, Andrè! Ok? Ok, esce 7-7! No, no, fanno un altro cambio loro, 7-7! E allora esce il campo Pedone, come detto, Tore delle due reti, entra, anzi rientra Malvasio con la 69 e dunque Guaglia ha dato disponibilità per poter rientrare. Virgili, arriva Francesco Bellezza, si accentra lui, cerca un corridoio che non c'è. Mattaroccia mette giù per la Grutta, un po' di campo il numero 20. Non in avanti, ben posizionato Tomassini. Aspetta l'uscita del pallone Antonini. Palla dalla Grutta, pressato il numero 20. Allora ancora ad Antonini. Sterza col mancino, bravo Antonini ad accentrarsi.
continua a spingere sulla sinistra la formazione dei ferrovieri. Tomassini si prende qualche rischio, l'11 di Mister Rocchi. Rotondo in anticipo, bella palla per Ruggeri, la gruta ancora per Ruggeri dentro l'area di rigore, doppio intervento in scivolata su di lui, non riesce a restituire il pallone. Densità biancorossa, si prende ancora qualche rischio lì davanti il Sette Bagni. Riesce a servire avanti Simonetti che smista sulla destra. Corrono tante maglie biancorosse anche di qua dove c'è Malvaso. Pallone intercettato da Pirino. Matta Roccia restituisce al numero 77. C'è spazio sulla destra perché Malvaso è rimasto alto. Allora buona palla per Mele, lì vicino c'è Ruggeri, tocco dietro, mollo. Mattaroccia, rotondo. Pirino, quindi Mattaroccia. Possesso UFR, attenzione. Quasi la perde De Angelis. Mattaroccia dalla distanza, vediamo se prova. Alza il pallone. Poi allontana in acrobazia, in rovesciata. Numero 5, Leonardo Bellezza. Ancora UFR, ruba Virgili, apre sulla destra, attenzione al contropiede dei biancorossi, corre velocissimo Quaglia in area di rigore, arrestato solo dall'intervento in scivolata di Pirino, intervento che vale quasi quanto un gol. Siamo per entrare nel 33esimo della ripresa. 3-0 sin qui avanti il Sette Bagni sui ferrovieri. Calcio d'angolo biancorosso, basso sul primo palo, allontana col piattone Mattaroccia. Permette alle maglie blu di prendersi qualche metro. Virgili cerca di sgusciare. Ferrovieri con Mattaroccia. Il della pressione di Simonetti, apre sulla sinistra D'Antonini, su di lui c'è Natoli, ancora Antonini, sale Mele, il pallone infatti è per il 25, sembra però in anticipo di Donna, che esce Curatolo poi a riproporre per i suoi. Bellezza, tocca centrale. Malvaso, largo sulla sinistra. Va a proporre per Simonetti che con bel aggancio Virgili sulla seconda palla. Malvaso largo a puntare in area di rigore. Le finte di Malvaso su Pirino. Ancora grande intervento della centrale dei ferrovieri, mettere in calcio d'angolo. Corner biancorosso. Pallone sul primo palo, colpo di testa che arriva praticamente sul secondo palo, allontanato dal giocatore dei ferrovieri. Finta di Bellezza, poi vuole saltarne troppi. Allora Mele riesce a suggerire per Ruggeri. Ora Sette Bagni, intercetta Pirino, quindi Mattaroccia. La gruta in mezzo a due. Fallo sul numero 20, intervento irregolare di Leonardo Bellezza. Vuole giocare subito Mattaroccia, riesce a trovare spazio sulla destra da mollo. Voleva
la palla in profondità, non c'era stato il momento di Ruggeri. Pirino va a sbilanciare Simonetti, giallo per il 77. Nel frattempo le indicazioni del capitano di Rotondo, quindi di Capasso dalla panchina, per non far disunire le maglie blu. Batte corto il 7 Bagni, conclusione dalla distanza, Paracori. De Angelis d'Antonini, salta l'avversario Antonini, pallone troppo profondo per Mattaroccia, troppo corto per Mele. Dunque 7 Bagni. Riesce a toccare Mattaroccia, non riesce in maniera definitiva a riprendersi il pallone, ma permette ai suoi di salire perché si riparte da Curatolo. Virgili ancora dietro dal numero 1. Adesso apertura sulla destra, riesce il pallone a sticca, la porta il centrocampista biancorosso, ritorna il pallone proprio fra i suoi piedi, Virgili cerca la verticalizzazione per Simonetti, era comunque uscito in tempissimo Cori, fuori gioco, quindi calcio di punizione, già battuto, ma va arretrata la posizione. Al 37esimo, ne mancano 3 al termine. De Angelis, un mezzo pallonetto per Antonini. Mattaroccia, cioè vedere mollo, ancora insistere su quel lato. Antonini, Mattaroccia, ecco mollo, ma Mattaroccia sceglie la palla profonda, ottima per Rotondo che resiste alla carica. Ancora Rotondo, bravissimo il numero 10 che mette pallone dentro. Ruggeri dietro, Mattaroccia non riesce a calciare bene, ancora il numero 23, strattonato, Mattaroccia, pallone indirizzato verso Ruggeri, è riuscito Curatolo ma era oltre il numero 15, il che protesta allora verso il direttore di gara perché proprio Mattaroccia era stato strattonato, allora volevano il fallo quelli dell'UFR. Cambia fronte Quaglia. Pallone da Francesco Bellezza, sovrapposizione di Quaglia che corre velocissimo, Rotondi scivolata e riesce a toccare. Quaglia si accontenta del calcio d'angolo. Attimo prima va bene. Posizione marcatura è là, Marchiamo l'uomo. Corner biancorosso, pallone dentro, colpo di testa oltre la traversa di Cori. Sarà proprio lui a rimettere il pallone in campo. Guardiamo il pallone! Da Antonini sulla sinistra. De Angelis. 1 e 2. Sali Antonio, sali Rotondo, sali Rotondo. Centralmente Pirino lascia Amallo che si è abbassato, intercetta Virgili, c'è Quaglia largo sulla sinistra, ancora Virgili, suggerimento per Simonetti, cerca spazio per liberare il destro, si sposta palla sul sinistro, intervento in scivolata di Mollo, può mettere palla in calcio d'angolo.
ancora dai, a terra mollo, dai, l'attaccante col numero 17 sulla schiena della Sette Bagni. Rialza ora Simonetti. Due allora al termine, due minuti di recupero, dice il direttore di gara. Pallone dentro, colpo di testa, poi va a bloccare i cori. Aspetta, manca compagni smarcati. Guarda mallo subito. Li trova in rotondo sulla centrodestra. Pallone da mollo. Centrocampo sbaglia il tocco, il numero 18. Regala il possesso ai biancorossi. Attenzione a Quaglia che cerca spazio sulla sinistra. Suggerimento in avanti, non capisce l'intenzione Simonetti. Dunque nuovo possesso blu. Mollo. Mele. Tocca la sponda. Mollo fortunato nel rimpallo. La porta il numero 18. Lascia da Mattaroccia, lui a cercare Ruggeri, pallone intercettato, e allora Virgili. Alza il pallone per Quaglia. Ancora Pirino, ben posizionato. Leggere in anticipo. Francesco Bellezza con le mani. Ci pensa un po', va da Virgili, lascia da Quaglia. Prova a partire da fermo il numero 11. Virgili, Bellezza, si allunga il pallone, Pirino a mettere fuori. Siamo quasi al termine, rimessa a Ferrovieri, Pirino scaraventa via, mette giù Sticca, intercetta Mele, lascia dalla Grutta, contrasto e il pallone che arriva da Rotondo. Rissato, mollo, quindi rotondo. Guarda Ciccio, guarda Ciccio. Mattaroccia. C'è spazio. Deve cercare la giocata. Destro sinistro Mattaroccia. Cerca la profondità. Filtrante che tocca, toccato da Sticca. Pallone che arriva comunque da Catino. Lì largo sulla sinistra. Uno contro uno. Proprio contro Sticca. Antonini cercava la triangolazione. Pallone oltre la linea di fondo. Non c'è più tempo all'Urbe Tevere, finisce 3-0 tra Sette Bagni e UFR. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. All'Urbe Tevere è tutto.